azioni di due grosse iniziative, diciamo, che hanno come sede quella del Barbarigo. Una è, come avete visto dall'invito, l'avvio del centenario del Barbarigo, dell'Istituto Barbarigo, e per questo ovviamente abbiamo il rettore Don Cesare Contarini, e l'altra notizia è la nascita, qui in un'ala del Barbarigo in fase di ristrutturazione, del polo delle fondazioni, dove verranno riunite la Fondazione Lanza, la Fondazione Zancan, il Centro Cognolo e la Fondazione Bortignon. E per questo abbiamo Don Lorenzo Celi, direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale dell'Educazione della Scuola e coordinatore del progetto, oltre a essere insegnante e abitante qui al Barbarigo. Quindi la parola subito. In cartellina per i giornalisti trovate il comunicato di sintesi, la scheda storica in pillole del Barbarigo, che comunque poi potete recuperare anche nel sito, dove ci sono anche gli allievi, che ci sono gli ex allievi, gli allievi famosi, chi ha insegnato qui e tante altre notizie. E poi una scheda di sintesi sulle fondazioni di cui parleremo poi al nuovo conto. A te la parola, Vincenzo. Grazie Sara, grazie a tutti voi di essere intervenuti. Non servono molte presentazioni personali, quindi entro subito in merito al motivo per cui, al primo motivo per cui oggi siete qui. E ve ne ringrazio intanto. Quando c'è qualche compleanno significativo, si è sempre impegnati in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni istituzione, comunità, a festeggiare questo importante anniversario, compleanno. Compiere 100 anni sarà sicuramente un qualcosa di grande e di bello per il nostro istituto, che vogliamo valorizzare come occasione per presentarci o ripresentarci alla città, al territorio, nella nostra specifica funzione formativa. Il Barbarigo è nato nel 1919 perché in tempo di guerra questi spazi, quelli che c'erano costruiti a quel tempo, evidentemente perché poi si sono aggiunti, questi spazi hanno ospitato un collegio che era profugo per ragioni di guerra. E poi, chiuso il profugato, cioè è tornato a Tiene il collegio vescovile, ecco, di Tiene, Padova ha sentito l'esigenza di far nascere un proprio collegio cittadino. E a quei tempi ce n'erano 4 collegi diocesani e siamo gli 11 sopravvissuti. Ma volentieri, anche nel senso che ci fa di vivere bene e volentieri. Ecco, i 100 anni servono come occasione, dicevo, per ripresentarci alla città o presentarci a quelli che non ci conoscono. E siccome gli insegnanti di lettere ci insegnano che il numero ordinale precede il numero cardinale, quindi il prossimo anno, che è il 100esimo, per portare i 100 anni nel 19, 100 anni compiuti, il prossimo anno scolastico lo vogliamo vivere con una serie di iniziative che trovate anche più o meno annunciate nel Deplian, nel, come si chiama Giancarlo questo, nel manifesto del centenario, che si può usare, come vedrete, in forme diverse, anche proprio per dare a ogni evento, a ogni occasione, a ogni iniziativa, un tratto della nostra identità e della nostra storia. Quindi quando c'è il concerto offerto alla città il 18 ottobre, il Barbarigo è musica, e chi ci conosce sa che qui da 40-50 anni si fa musica a vari livelli, anche con ensemble quasi professionali. Quando faremo l'incontro con le scuole partner del programma Erasmus, il Barbarigo è Europa. Quando uscirà, si presenterà il libro, il Barbarigo è memoria di storia e di tante storie delle persone. Eventualmente anche su questo si potranno avere alcune spiegazioni in più, se poi lo avete piacere. Qui c'è anche la squadra che sta scrivendo, curando il libro insieme con me. Pamela Ferlin e con il mio ricordo Cupani, scusa il nome che mi sfugge in questo momento, e grazie anche a voi. Cosa vogliamo dire in più?
non tanto altro, cioè ci siamo, siamo contenti di esserci, abbiamo una storia che è gloriosa, ma ci interessa puntare al futuro. Tutte le iniziative che cercheremo di fare e vogliamo che non siano una memoria più o meno nostalgica, simpatica, ma qualche volta soltanto sterile, ma sia anche una proiezione in avanti. Cercheremo anche su questo di impegnare, ecco, di interessare i nostri ragazzi in modo simpatico e interessante. Io vedo anche un disegno sicuramente più grande di me in questo arrivare al centenario confluendo vari percorsi o vari affluenti. Chi è entrato da via del seminario ha visto che ci sono dei lavori in corso, no? Abbiamo in questo momento tre cantieri che il seminario, qui c'è Giovanni Brillotti, la Fondazione Lanza, il gruppo Fondazioni appunto coordinato da Don Lorenzo, con l'architetto Visentin che segue un po' tutto con tanta pazienza e acribia, si direbbe in greco, come dire, precisione puntuale su tutto. Allora questo è il percorso edilizio che per certi aspetti era indispensabile in quanto avevamo tutti i tetti bisognosi di sistemazione. Da questo è nato anche un progetto più ampio per la sistemazione poi delle fondazioni nel nuovo polo, in quell'ala che per noi è l'ala ovest, ma di questo parlerà altro. Un altro percorso che dovrebbe essere concluso nel prossimo anno è quella della sistemazione giuridica del Barbarigo, che attualmente è ancora sì, è una fondazione ecclesiastica riconosciuta, ma sotto l'aspetto civile ha ancora bisogno di assestamenti e appunto il percorso che si sta costruendo è quello di confluire nella Fondazione Bortignon e quindi avere un corpus giuridico ben delineato. Abbiamo approfittato di questa scadenza in arrivo e di una collaborazione provvidenziale per mettere in file digitale tutti i promossi all'esame di maturità degli anni 30 all'anno scorso. Speriamo di vedere quelli di quest'anno, nel senso che ce ne sono tanti che fanno gli esami di quest'anno. E proprio stamattina mi è stato consegnato la chiavetta, chiamiamola così, con tutto questo. Io ci vedo su questo anche un percorso, un disegno che ci dice: beh, adesso siete arrivati a 100, voltate pagina e guardate avanti con i valori, con gli stili, con la lieta memoria di persone che siano state, con esempi interessanti. Ne dico soltanto uno, un giovane quasi avvocato, nel senso che è laureato ma sta facendo ancora gli esami, ha avuto l'incarico dall'AMPI di Padova di scrivere la memoria di due ragazzi di 18 anni uccisi nel 1944 in una imboscata dei fascisti. Uno era alunno a Barbarigo, il quarto anno del liceo classico, un altro aveva fatto qui le medie ed era Tito Livio, ma erano cresciuti insieme. Benedetto De Besi e Guido Buchetti. 75 anni dopo sarebbe interessante far vedere ai ragazzi questi esempi e dire com'è possibile che un ragazzo di 18 anni fosse pronto a morire per la patria. Adesso il termine non è sempre facile da dire, no, per la libertà, per la giustizia usiamo il termine che vogliamo. Qui, stando nel campo dei desideri e parlo fuori foglio, l'anno prossimo potrebbe essere anche un anno importante per padre Ezechiele Ramì, nostro ex allievo proprio medie e superiori. Lui è venuto qui da laico, da ragazzo, non da comboniano già entrato in seminario. E 15 giorni fa hanno telefonato da Roma per sapere se esistono forme improprie di culto, perché se ci fossero sarebbero mal viste in sede di processo canonico. Ho detto: noi abbiamo una stanza dedicata a lui come ex allievo illustre, aula, sala Ramin proprio,
con un paio di ritratti, uno era anche cascato due giorni prima, il vetro è da aggiustare. Scusi signora dottoressa, c'è una vuole salutare. Sì, sì. Ecco, comunque ho detto nessuna candelina, nessun cero, nessuno va a dare i baci all'immagine, quindi si può andare avanti. Il fatto che si preoccupino di queste cose significa che la pratica sta andando avanti. Voi immaginatevi cosa potrebbe voler dire nel nostro istituto che faccia un santo un nostro ex allievo. Cioè i presidi lo sei riuscì e l'ultima cosa ci costa messa. Un'altra cosa, a questo punto la penultima, ma può essere anche l'ultima, siamo arrivati a questo punto, della nostra storia, in cui possiamo anche dire che il bilancio chiuso quest'anno è il primo con qualcosa in attivo, ab immemorabili si dice in latino, cioè nel senso che erano tantissimi anni che non c'era un bilancio con un utile poco, ma intanto c'è. Negli ultimi tre anni erano i bilanci sostanzialmente in pareggio, poco deficit, quest'anno c'è anche un po' di utile che ovviamente, vedete, è impegnato già. Parlando di soldi, chiudo dicendo che tutte le iniziative che faremo a ingresso libero, saranno tutte a ingresso libero, avranno come finale fuori l'ultima porta eccetera un cestone per raccogliere offerte e far partire con il contributo del Barbarigo, del centenario del Barbarigo e di chi vuole aggiungersi una scuola in Etiopia dove adesso ecco, la nostra diocesi apre una missione in modo ufficiale. C'è il Vescovo Antonio già da due anni e mezzo, tre, e sono stati scelti, hanno già fatto un primo giro, due sacerdoti che andranno lì, e quindi tutto quello che uscirà dalle nostre iniziative andrà per quello scopo. Una scuola vecchia, nonna, apre una scuola dall'altra parte. No, poi anche tutti quei discorsi che si fanno più o meno a proposito su aiutateli a casa loro, questo ci sta perfettamente, si insegna, si apre la scuola e si dà anche consistenza a un progetto della diocesi che credo sia molto importante. Io mi fermerei. Su questo aggiungo, soprattutto per i colleghi giornalisti, che la settimana prossima, mercoledì 6, presenteremo ufficialmente il progetto sulla missione in Etiopia. Ci sarà il vescovo Claudio presente, quindi questo è un appuntamento se volete già segnare in agenda, alle ore 11.30, poi avrete i dettagli. Quindi siamo proprio sulla notizia. Beh, anche questo è per noi un modo di essere scuola della diocesi. Il vecchio nome che dismetteremo del centenario è Collegio Vescovile Barbarigo. Questo è il nome dell'ente che ancora c'è e quindi giuridicamente, fiscalmente è così e deve essere. Quando entreremo nella Fondazione Bortignoni, di ora, Istituto Barbarigo basta. Ecco, il vescovile salta dalle carte, non salta dalla sostanza, ma la partecipazione alle attività della diocesi, al sentire comune, all'ospitalità che possiamo dare a iniziative diverse, tipo per due volte il Sinodo dei Giovani recentemente e altri, fa parte del nostro DNA e su questo non c'è alcun dubbio. Bene, e se vogliamo riattivare e magari presentare anche il sito, giusto? Chiamo Daniele Mondafizio, il nostro addetto alla comunicazione, che generalmente online, vediamo una demo oggi, andrà online dal 18 di giugno, festa di San Gregorio Barbarigo. Esattamente. Per il sito, come pure per tutta la parte grafica e quanto avete in mano, diciamo grazie a Project Studio, in particolare a Giancarlo Barison che è il grande capo e ad Andrea che ha curato in modo particolare il sito. Daniele, a te. Ecco, molto brevemente mi è stato chiesto, io colgo volentieri, in questo progetto se ci si rinnova c'è anche un sito che appunto si rinnova, per noi molto importante, non è soltanto una questione di veste grafica. Il sito è un modo anche per tenere una relazione con i nostri ex allievi, per esempio, e qua vedete per esempio abbiamo tutta
la pagine della nostra storia, per esempio, come diceva il rettore Don Cesare, stiamo pubblicando, qua li vedete, progressivamente arriveremo a tutti, i 60 bollettini che sono nei nostri archivi. Abbiamo iniziato a stamparli verso il 1953, se non sbaglio. Però se voi vedete questo sito, non c'è soltanto le foto della scuola e delle nostre attività, e questo mi ricollego a quello che dirà Don Lorenzo Celi. Da tempo ormai il sito il Barbarigo è uno spazio culturale e di studio dove che ospita tantissime attività, e adesso ancora di più, come sentirete. Io spero che anche tante persone che che non hanno fatto il Barbarigo, eccetera, penso che già possano, collegandosi al sito, trovare tante iniziative. Abbiamo qua per esempio il cantiere all'opera, abbiamo avuto il ciclo di rappresentazioni per il 150enario di Pirandello. Adesso, con quello che succederà e che sentirete, sempre di più si va in questa situazione, quindi anche i colleghi giornalisti, dico, se vi iscrivete alla nostra newsletter oppure se ci seguite su tutte le principali piattaforme social dove noi siamo presenti dal 2010, tra i primi, e penso una delle realtà più importanti dal punto di vista social ed educative a Padova e provincia, potete restare aggiornati sulle iniziative che sono sempre di più, sono sempre più interessanti e non dirette soltanto a chi ha fatto o chi fa parte della comunità del Barbarigo, ma sono offerte anche alla città. E il sito penso che possa essere un'espressione di questo approccio, nell'essere facile, nell'essere da navigare e allo stesso tempo offrire tanti spunti di approfondimento. Grazie. Grazie, il prossimo appuntamento, la pubblicazione del sito, poi si andrà a settembre e di volta in volta sarete informati sugli appuntamenti, che oltre a quelli segnati ce ne sono altri in cantiere, quindi il calendario proseguirà. Una cosa sola, ecco, se adesso andate sul nostro URL non lo vedete ancora, c'è ancora qualche bug da testare, come sanno benissimo le persone che si occupano di informatica, ci stiamo lavorando e c'è, per mandarlo su c'è anche un'occasione particolare. Vedo rettore, si parla del 18 di giugno, insomma, sì, sì. Che è una giornata particolare per noi. Ovviamente con tutte le disclaimer sulla privacy e tutte cose qua. Infatti è appena uscito questo, noi abbiamo pubblicato il yearbook con tutte le foto di tutti i ragazzi, però ciascuno ha la firma a fianco, quindi per il momento sia sufficiente. Comunque è uscito io quest'anno, anche di questo ringrazio Pamela e la sua squadra artistica. Bene. Grazie Don Cesare, la parola adesso a Don Lorenzo Celi per l'altra iniziativa che si sta avviando. Grazie Sara, un grazie al rettore che mi ha dato spazio in questa importante occasione per presentare un altro progetto della diocesi che vede il suo compimento proprio in questo anno centenario. E credo anch'io sia un segno della provvidenza questo, perché dice un recupero anche molto importante di quello che è l'impegno culturale della diocesi, impegno già molto molto profuso e sottolineato attraverso varie iniziative nell'ambito universitario. Pensiamo a tutte le attività del centro universitario di Padova, della diocesi, ai vari appuntamenti che in ogni ambito della cultura la diocesi organizza. Però è molto importante questo aspetto. Qui, proprio in un'ala dismessa dal punto di vista delle attività didattiche del Barbarigo, troveranno casa quattro enti storici della nostra diocesi impegnati nei diversi ambiti culturali. In particolare, come ricordava prima Sara, la Fondazione Lanza, la Fondazione Emanuela Zancan Onlus, la Fondazione Bortignon e il Centro di Ricerca e di Formazione Giuseppe Tognolo.
sono realtà molto importanti e molto conosciute, talvolta anche più conosciute fuori di Padova che all'interno di Padova. Tanto per dirvi, la scorsa settimana mi trovavo alla CEI, alla consulta per l'università e la scuola della conferenza episcopale, e ci è stata chiesta una presentazione. Quando ho detto presidente della Fondazione Lanza, ho visto almeno 5-6 persone nel tavolo che condividevano, hanno detto: ah, la Fondazione Lanza di Padova. E l'anno scorso, per dirvi, il 18 marzo sono stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del forum di etica civile, e quando mi ha accolto nel suo studio privato, che in questi giorni è particolarmente frequentato e caldo, sopra il tavolo aveva tutte le molte delle pubblicazioni della Fondazione Lanza. Per cui credo che sia molto bello che anche queste nostre realtà vengano valorizzate anche in sede locale. E il fatto di trovare una nuova collocazione e soprattutto la possibilità che queste realtà condividano la stessa casa, mi piace chiamarla proprio così, credo sia una opportunità grande, anzitutto per poter rilanciare l'attività istituzionale di queste quattro realtà, che resteranno ben chiare e distinte nella loro realtà e nel loro scopo. Non c'è nessun tentativo di fusione o di accorpamento, ma soltanto il desiderio di permettere una maggiore sinergia, una possibilità di lavorare, di programmare, di studiare insieme, perché tutte e quattro lavorano su ambiti molto vicini tra di loro, e credo che proprio anche la vicinanza fisica possa aiutare molto in questa prospettiva. C'è anche un secondo aspetto molto importante legato a questo progetto, non soltanto quello culturale, che è prioritario, ma anche un aspetto valoriale legato al valore della sobrietà, che la nostra Chiesa si sta dando sempre di più, sta cercando sempre di più di vivere, anche attraverso una razionalizzazione di quelle che sono i suoi spazi e la valorizzazione di quelle che sono le realtà, le proprietà, diciamo così, anche immobiliari che la diocesi ha. Allora, nel caso ad esempio della Fondazione Lanza, sappiamo, credo che molti di voi abbiano frequentato la storica sede di Via Dante, una sede meravigliosa, straordinaria dal punto di vista artistico, dal punto di vista anche della storicità proprio del luogo, e siamo molto grati a chi l'ha donata alla diocesi perché potesse sostenere l'attività della Fondazione stessa. Oggi però ci rendiamo conto che una sede con quasi 1000 metri quadri di estensione non è più attuale e non è più sostenibile. Pertanto la possibilità di mettere a frutto, anche di mettere a reddito questi luoghi, questi spazi, per sostenere le attività istituzionali della fondazione, della realtà, credo sia una scelta molto ben pensata, molto oculata, anzi direi per la nostra Chiesa doverosa. E di questo sono molto grato al Vescovo Claudio, ai vicari episcopali e al Seminario di Padova, nonché all'Istituto Barbarini, perché abbiamo condiviso insieme questo progetto, lo abbiamo costruito insieme, e se arriviamo appunto a definirlo e a realizzarlo nei prossimi mesi, passando, avrete visto che i lavori fervono veramente, sarà una grande soddisfazione. Sono molto grato anche ai presidenti e ai rappresentanti delle altre realtà, delle altre tre realtà. Il dottor Burattin della Fondazione Bortignon mi ha mandato un messaggio che è rimasto bloccato, era rientro da Bologna, è rimasto bloccato e si scusa, forse farà anche a tempo arrivare magari per l'aperitivo dopo. Ringrazio la professoressa Schiano di essere qui e la rappresentante della Fondazione Zancan. Vi dico che è veramente un onore poter pensare un progetto insieme.
e credo che da parte della diocesi ci sia proprio il desiderio di vederci insieme a sostegno delle proposte culturali della nostra chiesa locale, ma nella valorizzazione soprattutto del proprium nostro, cioè dell'essere luoghi di incontro, piattaforme di incontro e di dialogo verso le altre realtà, in particolare verso l'università. Credo che, e concludo, la presenza all'interno di una realtà come quella dell'Istituto Barbarigo, la concomitanza con la scuola, la concomitanza con la facoltà teologica e con l'Istituto di Scienze Religiose possa essere un'ulteriore opportunità. Oltre alla sede delle fondazioni, credo che il gioiello che potremo così offrire alla nostra città sia la concentrazione anche delle biblioteche specialistiche che le nostre realtà possiedono e curano e continuamente incrementano, spazio per la ricerca da parte degli specialisti nei diversi ambiti, ma io spero anche spazio per gli studenti del Barbarigo, per gli ex allievi del Barbarigo e coloro che vorranno approfittarne. Grazie Don Lorenzo, e visto che non possiamo visitare il cantiere, possiamo far vedere, certo, la planimetria. Ecco, non possiamo farlo visitare perché il cantiere ha delle regole di sicurezza. Allora, magari poi passando davanti alla rete potrete vedere come si sta realizzando la biblioteca. Allora, sì, se puoi scendere un attimo. Ecco, questa sarà la grande sala biblioteca, è l'ex chiesa dell'Istituto Barbarigo che prima dell'inizio dei lavori è stata ridotta allo stato profano, come si dice in gergo canonico, naturalmente l'uso profano che cosa significa? Significa mettere a disposizione questa grande sala, molto bella tra l'altro, per un uso altrettanto sacro, direi io, che è quello di coltivare la cultura e di coltivare i valori che la tradizione ci ha trasmesso. In questa biblioteca, oltre a una grande quantità di compattatori che potranno ospitare i vari volumi e le librerie laterali, verranno appunto collocati degli spazi di consultazione che potranno essere anche rimossi, e la sala potrà diventare sala di conferenza, sala di incontro per varie attività. Da notare che proprio per la grande quantità di volumi si è richiesto anche un grande impegno sotto l'aspetto della sicurezza, della messa a norma con l'impianto antincendio, di spegnimento, secondo tutte quelle che sono le regole amministrative per la sicurezza. Nel primo piano, invece, al primo piano, troveranno sede la Fondazione Bourtignon e la Fondazione Emanuela Zancan. Con questa disposizione questo spazio sarà dedicato alla Fondazione Bourtignon, mentre invece tutta quest'ala sarà dedicata ai ricercatori e ai collaboratori della Fondazione Zancan. L'ultimo piano invece sarà dedicato alla Fondazione Lanza e al Centro di Ricerca Giuseppe Toniolo. E nella prima parte la Fondazione Lanza, e invece questo open space, possiamo proprio chiamarlo così perché è una sala molto molto grande, però dedicata ai ricercatori del Centro Toniolo. Quindi voi capite che anche dal punto di vista delle economie di scala, della condivisione dei servizi, un luogo come questo si presta davvero molto. Potremmo mettere insieme il servizio di biblioteca, naturalmente, questa sarà la cosa più importante, anche con la reception che vedete in questa parte. Qui ci sarà il vano ascensore che collegherà quindi anche l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Primo ascensore del Barbarigo. Primo ascensore, speriamo non l'ultimo. No, è anche qua.
e poi anche quello che è l'organizzazione della segreteria, dell'utilizzo ad esempio delle macchine. Voi sapete che oggi una delle economie di scala maggiore consiste proprio nella condivisione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine che diventino job sharing, mi pare che si dica, no? E quindi anche questo aspetto credo non sia di poca rilevanza. Anche perché dice un profondo cambiamento di mentalità anche nell'organizzazione del nostro lavoro. È segno di questo desiderio proprio di innovazione nella tradizione. Grazie, dottor Giuseppe. Se c'è qualche domanda da parte dei colleghi della stampa, o adesso o mai più. Silvia Marluzzo del Corriere del Veneto. Volevo sapere quando termineranno i lavori e si potrà le informazioni. Allora, la nostra previsione è che durante l'estate dovremmo riuscire a concludere il tutto e a ripartire a settembre con le sedi già adibite, per dirle il trasloco della Fondazione Lanza e del Centro Toniolo è già iniziato. Quindi stiamo già inscatolando libri, liste, forse avete visto anche nel sito della Fondazione che durante il periodo estivo resterà proprio chiusa e se ne dispiace per i tanti studenti che continuano a chiamare perché si avvalgono dei testi specialistici e delle riviste che ci sono, però capite che l'impegno del trasloco richiede anche organizzazione e tempo. Per cui io spero veramente che da settembre siamo assolutamente operativi. Quindi vacanze? Le vacanze per quest'anno niente. E poi faremo un'inaugurazione, sì. Inviteremo anche la stampa del Ecco, mi dispiace, non voglio rubare spazio e alle altre fondazioni qui rappresentate, me ne guardo bene, però credo anche sia importante sottolineare che il 2018 è un anniversario meno importante del centenario, sicuramente anche per la Fondazione Lanza, perché la Fondazione Lanza è stata istituita nel 1988 e quindi compirà 30 anni e sono già previsti degli eventi alla fine di novembre, un evento istituzionale che coinvolgerà tutta la città e poi un grande convegno di studi nel quale cercheremo di fare sintesi del lavoro veramente grande che è stato fatto in questi 30 anni e sto raccogliendo i documenti e i libri in questi giorni, scatolando anch'io e mi accorgo che c'è una mole di lavoro incredibile che è stata compiuta nell'ambito della bioetica, dell'etica civile, dell'etica ambientale e a proposito domani c'è anche un evento al Palazzo Moroni, mi pare, no? Ecco, proprio organizzato dalla Fondazione Lanza nell'ambito delle politiche ambientali. Qualche altra domanda? Volevo sapere quanto è costato un po' la ristrutturazione complessivamente. Sì, allora l'impegno è stato notevole e ha richiesto dei grandi lavori di progettazione perché ha riguardato anche diversi ambiti, l'ala delle fondazioni, i tetti del Barbarigo e la facciata del Palazzo Nobile che stava purtroppo franando progressivamente, quindi ci aggiriamo sul 1,5 milioni di euro. Ecco, e da sottolineare che questo non ha creato delle falle economiche, ma è finanziato attraverso anche l'alienazione di alcune realtà immobiliari legate alla diocesi, che potevano naturalmente essere dismesse, e stiamo cercando appunto di far fronte a tutti i capitoli di spesa perché come ci siamo imposti nessun lavoro deve essere fatto se non c'è la copertura economica per poterlo realizzare e quindi anche in questo la collaborazione stretta con il vicario per i beni temporali della Chiesa e il seminario a Maggiore di Padova sta portando i suoi frutti insomma in una piena razionalizzazione nella ricerca appunto di contemperare i costi facendo ciò che è davvero necessario
non facendo nessun sconto, come ho detto prima, sul piano della sicurezza e della funzionalità, ma non certamente creando delle opere faraoniche, ma recuperando quello che c'è e soprattutto mettendo a frutto quello che può essere davvero messo a frutto. Bene, se non ci sono altre domande, piccola aperitiva, vero? Preparavo il salone nobile. Grazie. Grazie.